che acqua beviamo dai rubinetti? Troppo spesso non abbiamo una risposta a questa domanda perché regioni, ASL e gestori del servizio idrico non sono così trasparenti. Il nostro paese ha tantissima acqua potabile, ma al tempo stesso siamo tra i primi consumatori al mondo di acqua in bottiglia e anche lì dentro non sappiamo bene che cosa ci sia. Ci ritroviamo con acquedotti che distribuiscono acqua all'arsenico o con solventi clorurati a centinaia di migliaia di famiglie. Ed è anche abbastanza chiara che la situazione delle falde acquifere non è delle migliori ultimamente. Ecco perché abbiamo pensato di modificare il sistema di controllo dell'acqua potabile, oggi regolato dal Decreto Legislativo 31 del 2001. Quattro sono i punti fondamentali che andiamo a toccare. Primo, trasparenza e accesso ai dati dell'acqua potabile. Questo perché ASL e gestori non pubblicano i dati delle analisi, che oltretutto sono anche giornaliere. Secondo, introduciamo un piano di sicurezza delle acque destinate al consumo umano, così come suggerito dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità. Il piano dovrà essere redatto dalle regioni in collaborazione con la cittadinanza, così come previsto dalla Convenzione di Aarhus. Terzo, evitiamo la captazione di acqua potabile dai siti inquinati e nelle aree immediatamente a valle. Quarto, a tutela del diritto del cittadino ad un'acqua salubre e trasparente, aumentiamo sanzioni pecuniarie e inseriamo sanzioni penali per i casi più gravi di violazione delle norme sulla potabilità, prevedendo anche la decadenza dell'affidamento del servizio idrico alle società che non danno un corretto servizio. A voi il testo, a presto!